chiamata. Raga, cos'è questa cosa? Scrivimi sulla mia. Cosa cos'è questa? Che cos'è? È una moneta del 1927. Oh raga, io me la fotto. Tanto oggi con quella non compri mica niente. E tu come fai a sapere tutto questo? Il mio bisnonno era un capo della cooperativa di biocentrica del bosco sopra. Mi ha raccontato un sacco di cose di quei tempi. Davvero? Sono aggredata bestia, dai, racconta un po'. All'epoca di Cornelio Bentivoglio. Aspetta, chi era sto qua? Era quando fiero che fece bonifiche all'esercito dei soldati contadini. E cosa sono le bonifiche? Quando è vissuto? Dai raga, state college che voglio ascoltare. Cornelio Bentivoglio è vissuto durante il XV secolo. Le bonifiche sono dei complessi di lavori per prosciugare terreni paludosi, renderli coltivabili e per accogliere insediamenti umani. In qualche parole arricchivano di sostanze organiche il terreno. Sono armati i soldati contadini. Fightex è un'idea geniale. A proposito, visto che sei tutto, cos'è questo coso in cui siamo seduti? È un argine. Un argine? Cos'è? Ma no, è un argine. Dai, su. È un terrapieno che serve per fermare la quinchiena. Oh raga, ho una fame da lupi, chi è che ha una gingomma? Ma dai, avresti dovuto sortire prima. Cizzu cucciuturo, non ho capito quello che ha detto Aldo. Beh, io non te lo rispiego, domani ti presto il dizionario e te lo rileggi. La prossima volta impari ad ascoltare, vecchia. Oh, ma lasciala stare sta poveretta, è solo una povera ignorante. Ah sì? Allora voi siete due stupidi. Su via ragazzi, mantenete la calma, non arrabbiatevi. Piuttosto, continuiamo la lezione sulle società delle cooperative. Voi sapete tutti di cosa si tratta, vero? Io non lo so. Io no. Io neppure. Oh Aldo, quindi cosa hai detto? Che cosa sono le cooperative? Beh, lo scoprirete strada facendo. Stiamo per intraprendere un viaggio nella casa del bosco di 110 anni fa. Ma io come mi devo vestire? Appassionante. Lavoro tutta la settimana come una bestia, l'unico risultato è ai calli al man. Sono appena data la crema per gli share. Ma se sa far fuori, il lavoro del bracciante permetterà di cambiare le nostre condizioni. Dopo secoli di schiavitù, diventerò una classe socialista dominante. Giuseppe Mostezza 3D, fermi a redare. Italiano farà mai quel fra loro. Fare il nostro lavoro per far piacere solo al re e capire al re. Cosa vuoi capire della politica te? Attenta a quel che dè. Master Kelum. Anche mio rovinare un'amicizia per un lavoro del genere. Vivi una volta sola nella vita. Però se mangi più di una volta al dè. Ah, hai ragione, primo. Non perda mangiare, Giuseppe, va là. Andiamo a No, anche stamattina sono andata a comprare la dieta. E il volevo, no Frank, ma non sono mio coglione come il velando della filastrocca. Prima o poi noi faremo l'evoluzione, perché noi vogliamo i nostri diritti. Stasera un po'. Il padrone ha sempre la ragione della sofferta. No, cominciamo un'altra volta. Prima o poi ci sarà la rivoluzione, perché la faremo. Tanto stalkero. In Italia che è ancora la monarchia. Tu cretini, sempre andare tigre, che borsa, dammi il mio piatto, stin, cago fam. Aspetta, che guardo il riflesso, come sono bel, che bel riflesso. Dammi il mio piatto, Pepe, cago fam. Aspa mia! Perché mi bisogna anche pagare. Se no vai via di piede. Oh ragazzi, ma dove è finito il rimbabito prospero? La bicicletta non andò via. Ah, che è che river? Oh, in bambì, a go portare la pega così sta settimana come da maniera. Oh, che belli, solta la settimana, meno bello. Oh, che bello!
Se te c'è ladrone, se ti infrei. Bisogna che tu venga al Partito Socialista, che è fra la rivoluzione contro il padrone. No, no, a me non mi piace la rivoluzione, a me piace stare calmi. Ma sei focanata, è il tipo di caffè. Le espulsioni di Varsavi sono delle grandi mostre pubbliche di opere d'arte, prodotti agricoli e prodotti industriali. Ma si tenne nel 1851 a Londra. Che bello! Per quella del 1889 a Parigi fu costruita la Torre Eiffel. No. E sempre a Parigi nel 1900 la nostra cooperativa di pacifica del bosco, per il suo statuto, per i lavori fatti e per gli ottimi ordinamenti, ricevette un grande artistico diploma d'onore. Beh, dove sono finiti tutti questi premi? Distrutti, persi per sempre. Ogni fama sta facendo vista, la sede della cooperativa ha distrutto tutti i premi, le targhe, tutte le cose che non ho vinto. Ma chi erano questi due dressi dei calciatori? Impossibile, se fosse dei calciatori li conoscerei. Io so che erano gli estremisti, me l'ha raccontato mio nonno. Erano delle persone che facevano parte del partito fascista di Mussolini. Picchiavano, in certi casi, arrivavano anche all'omicidio. Ma che posizioni davano ai fascisti dei cooperativi? Quando erano solo gruppi di gente che volevano lavorare? Beh, innanzitutto erano socialisti, comunisti e cattolici che avevano fatto il fascismo. E dopo la distruzione della sede cosa successe? Non chiusa, ma nel 1924 gli fu imposta il nome della fratellanza e così gli scarionati continuano a lavorare. Peccato però che non sia rimasto niente di tutti questi bravi. Oh, io una foto ce l'ho, aspetta. Questo qui, quello della seconda fila dal basso, senza cappello, che tende la mano verso il sinistro destra. Bello, questo lì. Oh, però sarebbe bello fare un viaggio nel passato per vedere cosa succedeva in quei giorni là. Oh, ma raga, se poi li squadrestimano anche noi? Oh, raga, io li squadri se ne tocca la marena, li rovino. Lo sai cosa è successo oggi nella nostra sede? No, non so mia, ti sta spaccando la scrana! In una squadra militare sono stato fatto a voi. Chi è che brutti bestie lei? Era una squadrista fascista! Secondo voi, cosa volevano arrivare a fare? Sono venuti dentro, erano armati di spranghe, fusili, hanno rotto sedie, finestre e tutto! Delinquente, agar rubai i nostri premi che abbiamo guadagnato con fatica! Però ma almeno che i nostri sacrifici, i nostri lavori siano ricordati per il lavoro della base. Oh, dammi una patatina! Avanti! Te la potrai, se tu non mi hai le mani! Oh raga, ma dopo c'è il tema, io! Allora ragazzi, ci mettiamo a sedere, forza! Allora, il titolo del tema è: immaginati a 30 anni che lavoro fai e spiega una tua giornata tipo. Mamma mia. Avete scritto? Sì. Per tornare in rivolta,
dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together.